Serenissima. E poi l'inno che ho citato prima. Tutto questo, colori, simboli, stemmi, servono a rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità. Signor Sindaco, cari amici, sono molto contenta di portare a tutti voi i saluti dal Comune di Niederau. Anche a nome del... Buongiorno a tutti e oltre il mio saluto personale come assessore e come veronese, porto quello di tutto il governo regionale del Veneto. Non potevo certo mancare a questa grande inaugurazione, l'inaugurazione di una fiera che ormai sta raggiungendo il traguardo dei 300 anni. Sono venuto e ringrazio per le belle parole, in effetti sono un amico, sono venuto per l'amico Aldiano Mazzi, per tutta l'amministrazione comunale con la quale abbiamo rapporti di amicizia. Io volevo ringraziare tutti i consiglieri comunali che abbiamo avuto in questi 5 anni di maggioranza e di opposizione, i loro nomi non li avete mai sentiti. Io faccio un applauso a loro per 5 anni di duro lavoro, indistintamente a tutti quanti. Grazie. Beh, già si vede il sole, tanta gente, penso che sia auspicabile un afflusso ancora più maggiore verso sabato e domenica. Bussolengo è aperta, è un paese molto grande, credo sia la prima fiera all'aperto per vastità più grande d'Italia. Con orgoglio dico che abbiamo lavorato da luglio adesso per creare una fiera fatta dai bussolenghesi. 3 produzioni dentro il Palatenda, le mostre fatte dai bambini della scuola, la mostra archeologica, i prodotti tipici, tutto fatto dai bussolenghesi. Questo mi rende orgoglioso della mia gente e dei nostri concittadini.